alternativa oggi. Sì, per fortuna sì. Per fortuna sì, dopo tante costrizioni dentro abbiamo approfittato di questa bellissima giornata per poterci diciamo ossigenare con questa neve, non ce n'è tantissima, però si è stato Dio. Da dove arrivate? Da Reggio. Sì, grazie. Sì, sosteremo un pochino qualche giorno qua alla Miramonte. Davoli Marina, ecco. Scelto Campari perché c'è la neve, naturalmente. Perché c'è la neve e finalmente si può ritornare a mettere i piedi dopo 2 anni sugli sci. Quindi siamo contenti, felici di poter iniziare in sicurezza, sempre rispettando le regole, e iniziare questa nuova stagione, ecco. Siete veterani di questo sport o io abbastanza, alle prime armi, sto facendo un po' di scuola. Ecco, lei è prima, la stiamo vedendo che alle prime armi, ecco. È primissima, in assoluto. È bello comunque sciare. Una bellissima sport esperienza sana da fare. Voi siete turisti camperisti, da dove arrivate? No, noi non siamo camperisti. La signora? Noi anche. Sì, ma siamo camperisti da queste parti, non è che siamo. Ecco, venire in camper qui sulla neve, ecco. È bello, molto bello, perché comunque si ha un appoggio, una casa mobile. Sulla neve. Ecco. Quindi uno si sposta se si vuole spostare, oppure no, si ferma e rimane nel punto che più gli piace. Dipende. Dove benissimo la notte, ecco. Sta benissimo, siamo venuti con 2 camper, quindi siamo stati veramente bene, tranquillo, stiamo veramente bene, quindi ti alzi la mattina e sei già qua. Quindi questa è una cosa speciale, il camper è possiamo bello. Dire tra virgolette un turismo fai da te, diciamo. Sì, un turismo fai da te, però fantastico. A chi piace, molto bello. Allora, è entrato benissimo, la neve dà sempre un'attrattiva per tutti i turisti. Oggi è una giornata meravigliosa, il sole, tanta gente, tutti i servizi attivi, quindi vi aspettiamo qui a Gambari. Da dove arrivano turisti? È un turismo locale che arriva a quella della provincia, oppure abbiamo presenze di altre regioni? Noi lavoriamo soprattutto con i siciliani che fanno il weekend, e poi la domenica è un turismo locale della provincia, ma comincia a vedersi anche cosentini e catanzaresi che apprezzano la nostra montagna e la nostra bella vista. Durerà per tanto ancora la neve o nei prossimi giorni non abbiamo più neve? Noi ci auguriamo di sì, porta tanto freddo, quindi comunque la neve sta, nonostante il sole, sta resistendo. Nella prossima settimana è prevista altre perturbazioni, quindi ci auguriamo tutti che sia sempre bianca la nostra pista. Quindi abbiamo un gennaio e febbraio con la neve allora? Sì, noi speriamo di sì, sempre purtroppo qui da noi il nostro problema è proprio la programmazione della neve, quindi oggi ce la godiamo, domani vediamo.